Sotto il titolo Il rispetto per l'ambiente non ha colore politico, si è tenuto a Siderno un incontro organizzato dal movimento Noi per Siderno, che sostiene la candidatura a sindaco di Antonio Cutugno. È una manifestazione che mi ha lasciato veramente felice e contento per la partecipazione. Quindi andiamo al dunque. Questo è un problema che è sentito dalla gente, è sentito dal popolo. La gente vuole che i problemi vengano risolti. Questa serata è la testimonianza di un popolo che non si arrende, di un popolo che ha la dignità di voler andare avanti e di risolvere questo problema. Noi dobbiamo andare avanti e dire se questo paese ha una vocazione turistica oppure no. L'ampliamento del TMB sarà la nostra morte. Un incontro pubblico in questa sera d'estate in piazza Municipio Grepita per parlare dell'impianto TMB di Contrada San Leo e del suo adeguamento, del suo previsto ampliamento e dell'eventuale delocalizzazione. Gli interrogativi sull'impianto continuano quindi ad occupare la discussione della cittadina ogni qualvolta si parla della problematica dei rifiuti. Ad apertura una serie di interventi programmati, tra cui quelli di Giuseppe Caruso, presidente dell'Associazione Volo, Francesco Martino del Comitato a difesa della salute dei cittadini sidernesi, Pietro Riglia, esperto in diritto ambientale, Ettore Lacopo del Movimento Tesoro Calabria, Alessandro Siciliano del Partito Comunista di Siderno, Domenico Bova di Europa Verde e Angelo Macri del gruppo No TMB. Tra i relatori anche il primo cittadino della città di Locri, Giovanni Calabrese, che si è espresso con un duro no all'impianto. In contrarietà totale all'ampliamento, a questo revamping di questo impianto, è un posto sbagliato, bisogna trovare un'altra soluzione, è un posto che dal punto di vista normativo secondo me non si può realizzare, è già stato un errore farlo là, spiace per la posizione anche della Regione Calabria che insiste su questo procedimento, malgrado anche la contrarietà dei commissari di Siderno, va trovata una soluzione diversa, perché abbiamo visto che malgrado gli interventi fatti in questi anni continua ad esserci puzza e interventi sempre puzza c'è stata, quindi significa che non è una soluzione adeguata e soprattutto c'è questo problema che quel territorio dovrebbe essere un territorio di forte sviluppo per le città di Locri e Siderno e invece viene utilizzato per un impianto di smaltimento che ribadisco ha una collocazione completamente sbagliata. Poi c'è il problema dei rifiuti, è vero assolutamente. 480 tonnellate solo in provincia di Raggio. Assolutamente, bisogna trovare delle soluzioni, ma bisogna trovare dei siti adeguati, idonei per fare questi impianti di smaltimento. Quello non è il sito idoneo, lo sappiamo tutti, sia per un problema di vicinanza al torrente Novito, sia per un problema di zona sismica, sia per tantissime cose. Ecco che questa contrarietà manifestata in più occasioni è ribadita questa sera a Siderno, dove c'è stata una grande partecipazione dei cittadini che sono tutti preoccupati di quello che sta avvenendo. Gli impianti devono essere localizzati dove ci sono le condizioni normative e ambientali per poterli realizzare. La verità è che il sito di San Leo non è un sito idoneo, questa è la verità, e non è perché non c'è un sito idoneo e bisogna farlo a forza tra Locri e Siderno, si fa dove ci sono le condizioni per farlo, ma è evidente a tutti, sappiamo tutti che quello è un sito completamente sbagliato. Poi ribadisco, il problema c'è, il problema esiste, dei rifiuti in generale, non solo a Locri e Siderno, esiste in tutta la provincia di Reggio Calabria, esiste in Calabria, esiste in Italia, vanno trovate delle soluzioni. A chiudere il dibattito Carlo Tanzi, presidente del Movimento Tesoro Calabria. L'ampliamento significa passare da circa 57.000 metri quadri di zona destinata a impianto di trattamento dei rifiuti a aumentare di 62.500. Questo significa in pratica aumentare la puzza, raddoppiare la puzza, quindi dato che si raddoppia la superficie, raddoppia la puzza, raddoppia anche l'emissione di prodotti inquinanti che qui voi respirate, che vanno nei vostri polmoni, che vanno nelle falde, e quindi andando nelle falde questi prodotti nocivi, velenosi, questo veleno va a finire nelle falde che poi alimentano l'acqua che beviamo, che alimentano l'acqua che... Ce l'hai la zona e no come zona, è fuori luogo. È una zona che sarà inquinata due volte, perché è esattamente un raddoppio di qualcosa che non ci deve stare e che c'è. Quindi non solo non si può raddoppiare, ma l'attuale impianto di trattamento deve essere chiuso, anche perché è stato costruito
in modo illegittimo, quindi abusivamente, contro legge, in una zona di pertinenza attaccata al fiume, e non ci può stare lì, quindi deve chiudere. Dibattito che andrà in onda questa sera alle 21:30 su Telemia, che ha ripreso integralmente l'evento.